Piante biennali, una categoria molto interessante per il giardino e per il balcone. Piante resistenti all'inverno, infatti, vengono seminate nel periodo estivo-autunnale, germogliano e fanno una rosetta di foglie che superano l'inverno e iniziano poi il ciclo di crescita e fioritura l'anno successivo, quindi biennali nel senso che sono a cavallo di 2 anni. Il loro ciclo in realtà poi dura 1 anno, in quanto in tarda primavera estate fioriscono, disseminano e danno origine a nuove piante da seme, quindi la pianta in sé muore e sopravvive solo attraverso i semi. Come le possiamo utilizzare in giardino e quali sono? Ad esempio abbiamo fiordalisi e papaveri. Il fiordaliso è questa pianta con questo fogliame verde grigio e questa peluria, accanto al papavero invece con questa foglia composta più verde lucente. Sono molto vicine tra di loro, in questo caso le abbiamo seminate nel prato del nostro giardino per creare una macchia fiorita di papaveri rossi e fiordalisi azzurri nel periodo di giugno. L'obiettivo sarà quello della naturalizzazione, e cioè piante che negli anni andranno a disseminare e rigenerarsi per avere un prato fiorito d'altri tempi. Altra pianta biennale è la nigella, in questo caso è un tappeto di nigelle, sono già parecchi anni che crescono in giardino e dunque sono molto fitte e molto forti anche, ormai sono una presenza fissa del nostro giardino. Sono in questo caso abbinate a degli iris, che sono delle piante perenni, hanno un apparato radicale che non si disturba e sono alla base di un albero da frutto, questo è il nostro sentiero dei frutti, dove appunto ogni albero da frutto è accompagnato dalla fioritura di piante biennali come la nigella, altre ombrellifere, le monete del Papa e gli iris per avere un albero fiorito in primavera. Nigella, moneta del Papa o lunaria, Dianthus barbatus, garofano dei poeti, i papaveri, Hesperis matronalis o violaciocca antoniana e centaurea o fiordaliso. Sono le biennali che abbiamo coltivato anche in vaso per avere una scorta di queste piante che sono molto adatte al giardino, un po' più presenza effimera in balconi e terrazzi, perché il ciclo di disseminazione spontanea e naturalizzazione naturalmente in vaso è un pochino più complesso. Sta di fatto però che coltivarle in vaso è assolutamente possibile, ogni anno bisogna ripartire da capo e dunque seminarle tra agosto, settembre, ottobre e quando terminano la loro fioritura raccogliere i semi per l'anno successivo.